Oh, siamo sì, di livello. Come al solito si è bloccato il gioco. Voi non avete idea di quello che ho passato oggi. Sono stato un pomeriggio a registrare il nulla. Non nel senso che non ho registrato, ma nel senso che facevo cose che non portavano da nessuna parte. Perché alla fine, questa musica però è troppo forte. Perché alla fine, che succedeva? Morivo sempre in questo gioco, o salvi dormendo o con delle pillole o non salvi. E quindi sono andato in un posto, che non vi spoilerò, sono morto. Sono andato per 5 volte in questo posto perché tipo registravo e poi dicevo no vabbè dai, ci vado per conto mio e poi magari registro quello che succede dopo. L'ho fatto e sono morto ancora, 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 ancora. Poi ho deciso di cambiare posto, sono morto ancora, ancora, ancora. E ho pensato bene che questa nuova parte della mappa, no, che aggiunge la mod, beh, forse di livello un po' troppo alto dal momento che sono solo livello 2. E io penso proprio che andiamo al vault, quello là dove siamo partiti, e facciamo la storia principale. Piccolissima parentesi per chi non conosce Fallout, perché mi sembra stupido iniziarlo così. In sostanza quello che è successo: c'è una guerra, noi andiamo in un vault per rifugiarsi senza sapere che ci congelano. Viene il termine, ci congelano, quindi dormiamo in questo sonno criogenico per 200 anni più o meno. E in pratica vengono prima scongelati, perché c'era anche mia moglie e mio figlio. Prima vengono veniamo scongelati e tipo mia moglie viene uccisa e mio figlio viene rubato. Poi mi congelano di nuovo e poi mi risveglio qua, esco dal vault e basta. Quello è quello che in teoria è successo, non quello che è successo perché non ve l'ho fatto vedere. Ma in ogni caso più o meno è questa la storia. Se poi volete informarvi di più, cercate anche una sorta di inizio storia Fallout 4 Wiki, perché adesso inizieremo un pochino da metà, quindi un po' brutto. Allora, qui siamo nel posto dove appunto vivevamo prima della guerra. Là c'è il nostro maggiordomo robotico. Quindi parliamogli, vediamo che dice. Non si sentono le voci. Perché non si sentono le voci? Allora, ora il sistema dei dialoghi. Ora tipo ho fatto cenato nel mentre, quindi no, questo qua già è, vabbè. Non c'è fretta. Zitto. Di che sta ma lei ha un aspetto. Vabbè, la signora è morta, non può essere. Non è, l'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Queste cose che mi dice. Sono terribili, ma vero. Sì, ciao. Dov'è? Sean è stato rapito. Soffre di paranoia da fame, non mangia da 200 anni e io... 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... non è possibile, non ho dormito... No, ma... 200 anni? Sì, sono stato 210 anni in ibernazione, l'ho già detto. Vabbè, possiamo fare questa cosa qua. Che è tipo una sorta di... Come c'è scritto là sopra, leggetelo voi. Va bene, sì, poveraccio Coldsword mi fa. Ovviamente non riesco a leggerli più sti cosi, ho fatti qualche 8 volte. Anche nelle serie di prima che non ho messo su YouTube e che sì, c'erano sempre problemi. Resta con me, amico, concentrami. Certo. Ma no, grazie Coldsword. Va bene, ok. Allora, adesso abbiamo la nostra casetta. È un triciclo che vola. La nostra casetta bella, possiamo... finalmente costruire. E voglio fare semplicemente due cose: un letto, che possiamo metterlo anche tipo qua dentro per ora, tanto poi la casa la farò off camera, perché ovviamente non mi va di farla mentre registro, non, che palle, cioè sarebbe una rottura di palle sia per voi che per me, che devo montare il video di io che monto cose, no? Ok. Poi per l'acqua potabile non è un problema.
Finalmente possiamo fare la mod che ci fa salvare quando vogliamo e dove vogliamo. Cioè, no, in realtà non è che ci fa salvare quando vogliamo e dove vogliamo, però ci fa. Ecco qui. Ci permette che se c'è un letto possiamo salvare non riposando, che appunto è sconveniente dal momento che ho sentito. No, scarafaggi. È sconveniente dal momento che molte volte quando si dorme puoi prendere malattie, se sono sporchi i materassi, poi ti viene sonno, fame, c'è un motore che l'ho visto rotolare. Va bene, allora qui è la prima fermata che abbiamo, Red Rocket. Qui otterremo il nostro primo companion. Cioè il cane più amato di tutto Fallout, che compare in tutti i capitoli di Fallout perché è un bravo cane. Ehi, bello! Che ci fai qua fuori Ti tutto da sottotitoli in solo? inglese, non gli ho chiesti. Sei un bel sacco di Sei un pucci, bel sai. sacco di pucci, sai? Lo voglio dire in modo Ok, offensivo allora. io. Gli insetti brutti ci sono, Dogmeat. Com'è che non l'ho colpito? Mamma mia. Ma che ho bisogno di cibo. Mangiamoci il pumpkin. C'è proprio la zucca. Questa è una zucca. Quindi quando chiedono zucca è una cosa metallica. Queste invece non sono zucche. Che teste di cazzo. Ecco, ad esempio qui, oltre a tutte queste droghe, qua non possiamo salvare, giusto dovremmo dormire. Grazie a questa fantasmagorica mod, che si inietta così nella mod, possiamo fare reset mod, perché in teoria dovrebbe essere per default così, ma invece no. E possiamo salvare così. Che bello, senza dormire, tranquillamente. Oh. Cioè, proprio più semplici di così. Ci vogliono. Oh, siamo di livello. Come al solito si è bloccato il gioco. Quindi. Io direi di aumentare. Ascoltate la forza. Così, dopo che aumentiamo la forza, al prossimo livello facciamo questo. Perché, come mod costellato, non solo guadagniamo peso, ma anche l'armatura pesa di meno. Questo cosa vuol dire? Che anche se abbiamo armature molto che ci proteggono molto, pesano poco. E possiamo prenderci altri oggetti. Che è molto buono come mod. Va bene. Vediamo qua. Casa abbandonata. Dovevano fare un caricamento per ogni casa abbandonata, vero? Mi sa che ci metteremo un po'. Dogmeat, cerca qualcosa, va. Che cazzo è stato? Dogmeat, l'hai sentito, vero? Oh merda. Ma che cazzo? Porca trota. Un raider. Che non si è. Beh, vedete per cosa dico? Che prima un rattotalpa l'ho quasi ucciso. Madonna, una scia. I Minutemen hanno sta uniforme da postina. Moschetto laser. Moschetto, aspetta. What? What? Questo penso che sia di una. Fatto apposta da una mod. Spero, perché che cos'è questo? Che cos'è uno aspirapolvere? Oh merda, merda! Dogmeat, sparaci! Eccolo! Oh, siamo saliti tantissimo! Cioè, fino a 2 secondi fa era il livello. Ah, vabbè, a me vabbè. E adesso abbiamo tipo 110 kg in più di peso. Oh. Sì, c'è anche questa mod che puoi prendere a pugni le porte e si aprono se hai no, un bel po' di forza. Ok, qui c'è una parte bella che voglio provare a fare. Cioè sparare quello e farlo partire. Non è successo niente, ovviamente. Mentre così sì. Chi va là? Chi va là? Buco, sentite! Oh, mamma mia, ha fatto spaventare con quella faccia che ti ritrovi. Lasciami andare! Tiè, stronzo del cazzo.
Oh, madonna. Quindi, ma anche lui c'è il moschetto tutto rotto. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Felice di aiutare. Mamma mia, proprio con quella cuffia non si può vedere. Ok, allora, mi salto la parte in cui parlano. Sono un gruppo di persone bloccate, perseguitate dai predoni che li stanno inseguendo da un bel po'. E adesso noi dobbiamo salire nel piano di sopra. Perfetto. Allora, ok, dobbiamo uscire da qui. Cioè, vedete questa ala di vertiverde di questo elicottero, no? Che si è schiantato prima della guerra addirittura. C'è una bella sorpresina, hanno detto. Che io ovviamente so già che cos'è, però. Niente spoiler. Eccola, arrugginita, ma eccola. Preparatevi perché è la finezza questa armatura qua. Ho detto la finezza, ma che cazzo. E con questo si raggiunge il vertice di ignoranza proprio. Cioè, l'unica cosa per cui non mi piace quest'arma è che non fa quasi danni. Solo questo però. Cioè proprio non avete speranza. Vedete qua, stronzi. Oh, oh, oh. Oh merda, scappa. Oh santa maremma. Dogbit, vieni qua, Dogbit. Ma già me la vita. Che cazzo? What? Ma già se lo sono mangiucchiato il Deathclaw. Ma che... Ok. No, c'è qualcosa che non va qui. Dai, onestamente non posso aver ucciso un Deathclaw come se non fosse niente. Eccomi qua, ti ritorno. Ok, allora, piccolo briefing di quello che è successo. Hanno deciso di trasferirsi dove abito io, quindi dopo ci saranno altre missioni. E io penso che adesso faccio una bella cosa. Sistemo le mod che non vanno. E ci vediamo la prossima volta. Stay piccroi, mia piccroi.